È stata data molta enfasi agli stati che hanno fatto grandi investimenti in strutture architettoniche e molte di queste all'interno non hanno contenuto, non hanno il contenuto che deve avere l'Expo. Quindi questa è un'opportunità persa, l'opportunità di fare di questo evento un evento di discussione, di confronto, anche di scontro sulle ipotesi dell'agricoltura del futuro, se è giusto che abbia una forte componente di industrializzazione, se è meglio puntare di più sui produttori di piccola scala. È questo che doveva essere un'agorà del pensiero e nello stesso tempo anche della realtà, che è il motivo per cui abbiamo vinto questa Expo, nutrire il pianeta. A me pare che sia in parte un'occasione un po' persa, perché questo ci dà l'opportunità di discutere. Io non entro nel merito, Noi siamo qui perché un contadino marocchino mi ha detto una cosa saggia: la sedia vuota non paga mai. Quindi noi siamo qui, siamo seduti su questa sedia e faremo il nostro lavoro. Presenteremo le nostre istanze, presenteremo le nostre comunità, presenteremo le nostre idee. Adesso che ha visto Expo così come è venuto, rispetto alla vostra idea dell'orto planetario, eccetera, che cosa c'è e che cosa manca? Io dirò quanto è stato sottovalutato quel concetto in maniera riduttiva, dicendo che un orto non poteva chiamare i turisti, eccetera. Sbagliatissimo, perché la nostra idea non era solo quell'orto, era anche di visualizzare i processi di trasformazione dei grandi prodotti mondiali: caffè, cioccolato, grano, riso, formaggio. Tutto questo avrebbero dovuto avere all'interno di un grande Expo anche i luoghi della trasformazione e la visualizzazione della trasformazione. Questo sarebbe stata una grande opportunità didattica, di conoscenza da parte dei cittadini per sapere come si trasforma il prodotto. Tutto questo esiste, ma in pochissima parte. Non è giusto.